Annette Kievorkà, Auschwitz spiegato a mia figlia. Perché si parla soprattutto di Auschwitz? Auschwitz è diventato il lager più famoso per diversi motivi. Innanzitutto perché è il campo col maggior numero di morti e poi, paradossalmente, perché è anche il campo in cui vi fu il numero maggiore di sopravvissuti. Uomini della resistenza di tutti i paesi, o ebrei, i quali, dopo la liberazione, diedero vita a importanti associazioni e fornirono molte testimonianze. I campi di concentramento erano posti terrificanti. Al loro arrivo, tutti i deportati subivano in sostanza la stessa trafila vissuta da Berthe, con un'unica eccezione. Auschwitz era l'unico lager in cui il numero veniva inciso nelle carni. I detenuti pativano la fame, il freddo e spesso dovevano svolgere lavori estenuanti o addirittura mortali nelle cave oppure nelle fabbriche, vivendo in condizioni estremamente umilianti. All'inizio erano riservati ai tedeschi, oppositori del regime, ma anche omosessuali, testimoni di Geova che rifiutavano di abiurare la propria fede, fare il saluto nazista, o successivamente entrare nell'esercito per gli uomini e lavorare nelle fabbriche militari per le donne. Se la mortalità nei campi di concentramento durante gli anni della guerra fu spaventosa, soltanto un detenuto su quattro in quelli meno terribili come Buchenwald, uno su due nei peggiori come Mauthausen, allo stato attuale delle nostre conoscenze nulla ci permette di affermare che l'internamento in questi lager fosse finalizzato allo sterminio puro e semplice. Ma insomma, che cosa avevano fatto gli ebrei? Per quale motivo i tedeschi volevano sterminarli fino all'ultimo? Non avevano fatto niente. Chiedersi che cosa abbia fatto una vittima, sospettare che si sia macchiata di qualche colpa, è una reazione frequente, ma sbagliata. La vittima stessa, benché innocente, spesso si sente stranamente colpevole. Capita, ad esempio, alle donne che subiscono uno stupro, considerate da alcuni del tutto o in parte responsabili della violenza. In realtà, i nazisti antisemiti non imputavano agli ebrei nessun crimine particolare, li accusavano semplicemente di essere quello che erano, ebrei. Ma oggi l'antisemitismo non esiste più. È vero che l'antisemitismo non può più esprimersi in un paese come il nostro. Lo vieta anche la legge, come in genere vieta ogni manifestazione razzista, ma può assumere forme più subdole. Uno sparuto gruppo di individui, a dispetto della realtà, si ostina a negare l'esistenza delle camere a gas. Si tratta dei cosiddetti negazionisti. Altri, più numerosi, le considerano un semplice dettaglio della Seconda Guerra Mondiale. Alla base di questi discorsi c'è un antisemitismo neanche tanto celato. Senza Auschwitz si può tornare tranquillamente a essere antisemiti.